le magliette, Cosimo e Vini di Calabria sono presente, Cosimo lo vedete qui tra noi, è solo un gruppo spontaneo che si crea in occasione di questa festa, perché i ragazzi che vengono fanno parte non solo della fascia ionica, ma di Reggio Calabria, dell'area catanzarese pure, e sono loro che ogni anno mi chiamano, chiamano Stefano per poter partecipare, perché la differenza che accade proprio qui a Pieve Emanuele è che molte volte nelle altre feste, diciamo, avviene tutto così semplicemente, dove vengono fatti gli stelli dei prodotti tipici della musica tradizionale, la gente si diverte, mangia, parla e appena lo sgusto. I ragazzi sono molto contenti invece in questa situazione, perché si lega sempre con il discorso del convegno, si lega sempre, diciamo, l'area culturale, dove anche noi seguiamo non per fare numero, ma seguiamo perché siamo molto attenti, cerchiamo anche noi di capire molto di più che cos'è la nostra tradizione. Per me è una grande soddisfazione, ci fa molto piacere partecipare. Per noi la gente che c'è al convegno non è mai poca, perché è veramente una grande soddisfazione sentir parlare comunque delle persone, dei professionisti che sanno molto più di noi. Quindi volevo dire questo a voi, volevo dire grazie che ci date la possibilità di partecipare a questa festa, che veramente con il discorso del convegno, con gli interventi di tutti i relatori, ci fa capire ogni anno sempre di più delle cose diverse. Ora passo la parola a Giuseppe Ranieri, vi farà prima, vi dirà che appunto lo strumento che hanno loro, che rappresenta un po' veramente lo strumento principe dell'area catanzarese, loro vengono da Sant'Andrea dello Ionio. Vi dirà solo due parole e poi sentiremo questo strumento. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'occasione che mi avete dato per essere qui oggi. Gli anni è un grazie all'amico comune Stefano Scuncia e a Massimo Diano. Tanto due parole, io sono Giuseppe Ranieri, mio compare Antonio Codispoti, suonatore di Zampognacchiave di Vita. Zampognacchiave, che è questo strumento, diciamo, è delle tre serre calabresi, è la zona ionica calabrese, è, diciamo, Sant'Andrea sullo Ionio, Serra San Bruno, Spada, tutte le serre calabresi. Sant'Andrea da poco, anzi dal 13 agosto, è diventata città della Zampognacchiave, perché è comunque figlio e nipote di costruttore e di suonatore di Zampogna, mio nonno, mio padre, si è sempre suonato a Sant'Andrea. Vi faremo sentire due suonate, all'inizio due passate processionali e poi la girata, come si dice i nostri amici, recitano a ballo. Grazie.
dal computer. Un dio, mi ha chiesto che era guangela. Sinistro, caro mio, come ti senti? Guardavo che tu sinistro. Bene. Massimo. La signora era preoccupata perché non ballava mai. Però ha pedato a andare, guardatela, riprendiamo. Ecco, ho detto signora, noi siamo venuti qua per la gente balla che non girare, sa ballare, non per non attaccare le storti. Falla girare. Grazie a voi. Si leva dura, mira, no,
fatto l'entrata, evviva Cuba!